fare le zeppole di San Giuseppe al forno serviranno 5 uova medie e 150 g di farina, 150 g d'acqua, 100 g di burro, amarene sciroppate, zucchero a velo. Per la crema pasticcera, 4 uova, 160 g di zucchero, 140 g di farina, 1 litro di latte e la scorza di limone. Iniziamo con l'impasto per le zeppole, quindi in una pentola verso l'acqua. Metto dentro anche il burro e aggiungo un pizzico di sale. Porto sul fuoco e faccio sciogliere completamente il burro. Il burro si è sciolto, l'acqua bolle, posso aggiungere la farina tutta ad un colpo e iniziamo a mescolare fino a quando il composto non diventa quasi una palla unica. L'impasto sta diventando compatto, quindi possiamo togliere la pentola dal fuoco e incorporare le uova. A questo punto allargo leggermente l'impasto e lo faccio raffreddare un po'. Inizio a mettere le uova, una alla volta, mi raccomando. Col mestolo mescolo fino a farlo assorbire tutto l'uovo. Mettete il secondo uovo solo quando il primo si è ben assorbito e fate così con tutte le uova. Con le zeppole ci dovete avere pazienza perché è una ricetta dispettosa. Secondo me si andano pure un po' la luna. Però se fate attenzione quando mettete le uova vedrete che vi vengono sempre. Fate questa prova. Prova dell'impasto che non deve cadere. E prova del mestolo che deve rimanere in piedi da solo. Praticamente deve essere tipo una crema pasticcera ma molto densa. Adesso la mettiamo in una sac à poche e diamo forma alle zeppole. Ho messo l'impasto nella sac à poche con una bella punta larga e adesso formiamo le zeppole. Facciamo un giro e un po'. E lasciamo il buco al centro. E adesso inforniamo a forno caldo. Facciamo cuocere a 200 gradi per 15 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 190 e facciamo cuocere per altri 10 minuti, col forno ventilato. Per farcire le zeppole prepariamo la mia ricetta della crema pasticcera, quella con le uova intere. Quindi in un pentolino rompo le uova. Aggiungo lo zucchero e inizio a mescolare. Poi aggiungo anche la farina. Ora mettiamo il latte che ho fatto scaldare. Tolgo la buccia di limone e verso a filo. Se avete fretta, sostituite la crema con la panna montata. La porto sul fuoco e continuo la cottura fino a quando non si addensa, sempre mescolando, eh. In 4-5 minuti la crema è pronta, la lasciamo leggermente raffreddare, poi la mettiamo in una sac à poche e sarà la farcia delle nostre zeppole di San Giuseppe. Le zeppole sono cotte e le ho lasciate raffreddare. La crema l'ho messa in una sac à poche, non ci resta che farcire le zeppole. Faccio un bel ciuffo sopra. Già mi è venuta fame a me. E adesso mettiamo la ciliegina sulla torta, delle amarene sciroppate sopra le zeppole. In alternativa alle amarene, mettete un po' di gocce di cioccolato. Metteteci pure la salsetta, non solo la ciliegina, perché così fa una bella colata e è più gustosa.
una bella spolverata di zucchero a velo e sono pronte. Direi di metterle su un bel cabaret. Per babbo scegliamo le più belle, quelle bruttarelle le lascio per Marco. Eccole qua, che soddisfazione quando vengono così belle le zeppole. Sarà contentissimo babbo, però io una l'assaggio per sicurezza, non si sa mai. Prendo questa che un attimo la crema sta scendendo giù. Perfette. L'ho fatto in casa per voi. Partiamo con l'impasto delle zeppole. Versiamo in una pentola acqua, burro e un pizzico di sale e portiamo sul fuoco. Quando il burro è sciolto e l'acqua inizia a bollire, aggiungiamo la farina e mescoliamo fino ad ottenere una massa compatta. Togliamo la pentola dal fuoco e allarghiamo l'impasto per farlo intiepidire. Amalgamiamo un uovo alla volta fino ad ottenere un impasto denso e cremoso. Poi mettiamolo in una sacca à poche. Su una teglia con carta forno diamo forma alle zeppole. Cuociamo in forno ventilato a 200 gradi per 15 minuti, poi per altri 10 minuti a 190 gradi. Dedichiamoci alla crema. Scaldiamo il latte e in una ciotola uniamo uova, zucchero e farina. Versiamo il latte caldo a filo. Facciamo addensare la crema sul fuoco e lasciamola raffreddare. Quando le zeppole sono fredde, farciamole con l'aiuto di una sacca à poche. Decoriamo con amarene sciroppate e una spolverata di zucchero a velo.